Oh, ragazzi miei, che bello rivedervi! Sapete che cosa succederà quest'anno? Sapete quante avventure potremo vivere assieme? Un'infinità! Emozioni, gioie, dolori, amori, abbracci, rapporti. Insomma, l'importanza delle relazioni con gli altri e con Dio. Questo è quello che il GRES di quest'anno mira a trasmettere ai bambini. Insieme scopriranno, si emozioneranno e giocheranno. Sarà un'esperienza unica, lì, oltre i cieli dell'avventura. E via! Eccoci qui! Manca poco all'estate! Tutti pronti? Carichi? Bene! Vi aspettiamo a giugno! Bene, allora possiamo presentare l'attività estiva dell'oratorio che, come ogni anno, si chiama Luglio Insieme. Tu per la sala spento, sa questo, Erico, non sapevi, no. Se no dopo non mi vedi sulla diretta Facebook, dai, ma io YouTube. E andiamo avanti. Che come ogni anno dura 4 settimane, a partire dal 18 di giugno, lunedì, fino al 13 luglio, che è un venerdì, della 4ª settimana del centro estivo. Sono, come dicevo, 4 settimane. Le prime 3 sono sviluppate secondo lo stesso schema, ovvero il lunedì, mercoledì e giovedì sono giornate che spendiamo integralmente in oratorio. Il martedì, come sempre, c'è la giornata al mare, come sempre a Porto San Rocco, dove siamo andati ogni anno, e il venerdì in gita. La 4ª settimana fa eccezione, in quanto il venerdì è la giornata conclusiva, nella quale c'è un gioco finale per i ragazzi, e poi c'è la serata con tutti i genitori, la Santa Messa, eccetera, eccetera, e pertanto la gita non è il venerdì, ma è anticipata al giovedì. Le iscrizioni, già ve lo dico, dopo lo ripeterò, si svolgeranno già questa settimana in 4 giorni differenti. Mercoledì 11, dalle ore 16 fino alle ore 19, quindi in orario di oratorio, potranno iscriversi chi è già tesserato all'oratorio, e tra i tesserati solo unicamente chi frequenta l'oratorio. Frequentare l'oratorio che cosa vuol dire? Vuol dire in primo luogo appartenere ai gruppi di catechismo, per esempio, di azione cattolica, di ministranti, cioè fare delle attività che in qualche modo sono legate all'oratorio, sono legate alla struttura della parrocchia, perché il centro estivo che noi organizziamo non solo un centro estivo qualunque, ma è un centro estivo parrocchiale e diretto soprattutto e principalmente a chi frequenta la parrocchia. Quindi queste persone hanno la precedenza sull'iscrizione. In più, il medesimo giorno possono iscriversi i fratelli di prima, di seconda elementare e di terza media di chi appartiene a questi ambiti che ho detto sopra, no? Quindi avete un figlio di 9 anni che fa il catechismo, che volete iscrivere al centro estivo, avete un altro figlio di 7 anni che ha fatto la prima elementare, li potete scrivere lo stesso giorno, chiaro? O uno di terza media, perché terza media in teoria ha già finito tutte le attività, perché ha già fatto la cresima, eccetera. Allora, se ha un fratello che fa attività, o se a sua volta
frequenta l'oratorio, perché poi a discrezione del responsabile dell'oratorio, anche i ragazzi che semplicemente frequentano l'oratorio giornalmente o settimanalmente hanno la possibilità di iscriversi a questo gioco. Quindi il primo giorno, mercoledì 11, dalle 16 alle 19, si iscrivono i tesserati che frequentano l'oratorio, quindi fanno parte di un gruppo parrocchiale o, a discrezione del responsabile, sono coloro che frequentano l'oratorio. Di nuovo con il nome telefono. Richiamerà. Il secondo giorno è come funzionano le iscrizioni. Potete venire a fare la fila a che ora che volete, tanto lo sappiamo. Al momento in cui si entra in oratorio ci sarà un'accoglienza nella quale si vedrà, direte il nome di vostro figlio e controlleremo se vostro figlio appartiene a uno di questi gruppi, ossia se è tesserato e se tra i tesserati fa parte del catechismo, fa parte dell'azione cattolica, frequenta l'oratorio, eccetera. E riceverete un numero, poi ci sarà il numero come se Maria, e vi chiameremo, se volete, anche abbiamo dell'ottimo crudo, dell'ottima mortadella. Questo è il primo giorno, in modo tale che anche se uno arriva tardi, se il numero 2 è il 69, nel frattempo può andare a fare la spesa, eccetera, eccetera. Chi perde il turno, chiaramente. Cioè già questo mi sembra un'ottima agevolazione, però se uno perde il turno, non so che arriva con il 45, se già il 62, ma mio, no, riprendi un nuovo numero e rifai la fila. Giusto? Si possono eventualmente portare le iscrizioni del cugino, della sorella, del nonno, della zia, sempre però di persone che fanno parte di questo gruppo. La iscrizione è ritenuta valida se accompagnata dal pagamento, perché è un'ottima tecnica che io già conosco, se quella intanto lo scrivo, faccio finta che non ho soldi perché ancora non so le ferie e dopo io rimango con un posto occupato che potrei dare a qualcuno che invece è interessato e che poi non viene, quindi all'iscrizione va fatto il pagamento. Se non c'è il pagamento, l'iscrizione non viene ritenuta valida, a meno che qualcuno non mi dica te pago, adesso non ce li ho, ti pago tra 2 settimane, una settimana, 2 giorni, con certezza, se no, niente. Ma questo parlerete, io non ci sono le iscrizioni, parlerete con Don Pietro, comunque l'iscrizione viene ritenuta valida se fatto il pagamento. Secondo giorno di iscrizione, giovedì 12 aprile, sempre dai 16 alle 19, si può iscrivere chi è già tesserato, sempre, e ha frequentato il centro estivo l'anno scorso. Non il 2016, l'anno scorso non poteva, no. Solo chi è tesserato, chi ha frequentato il centro estivo l'anno scorso, per dare una continuità, e per tutti i tesserati di prima e seconda elementare, che quindi non fanno ancora il catechismo, sono stati tesserati, ecco, possono essere iscritti in questo secondo giorno. Per esperienza, alle 4.30 del secondo giorno si è finiti i posti. No, giusto che lo sappiate. Quindi, posso andare avanti, però i giorni successivi vi consiglio di controllare il sito e Facebook sui quali verranno pubblicati i posti che avanzano o che eventualmente sono già finiti, in modo tale che uno sa se vale la pena venire a fare la fila o no. Venerdì 13 aprile si può iscrivere chi è già tesserato e non appartiene a nessuna delle precedenti categorie, quindi non frequenta l'oratorio e non ha frequentato il centro estivo l'anno scorso e non è di prima e seconda elementare, e lunedì 16, quindi appena lunedì, la settimana dopo, eventualmente chi non è tesserato a questo punto deve tesserarsi e fare l'iscrizione. Ripeto, per esperienza personale, tra le 19 del primo giorno e le 16.30-17 del secondo giorno abbiamo finito i posti, che sono per ogni settimana 120 posti, di più non possiamo perché non abbiamo gli spazi fisici dove mettere più di 120 fioi, e che
Le iscrizioni, come ogni anno, possono essere fatte sulla singola settimana. Cioè, io posso iscrivere mio figlio la prima e la quarta, la seconda e la terza, la prima, la seconda e la quarta, a discrezione propria. Il costo è un po' modificato rispetto agli anni precedenti. C'è un costo fisso per ognuno. Siccome vedo alcuni che fanno i video, se volete, se in questo momento la stessa presentazione è online su YouTube, se uno a caso non è potuto venire potete avvisarlo qua su YouTube, sul canale della parrocchia, perché c'è la presentazione online. I costi sono i seguenti: c'è un costo fisso che tocca ogni bambino che si iscrive, che è di 20 euro, che riguarda tutti i materiali che ricevono ogni singolo bambino, quindi la maglietta, il cappellino e il gadget finale dell'ultima sera. Quello che è cambiato è il costo della singola settimana, che è di 15 euro a settimana. Quindi sono 20 euro più 15 euro ogni settimana di partecipazione al centro estivo. Questo è un corso invece che è un costo che copre quelle che sono le spese di gestione dell'oratorio, quindi vari materiali che sono necessari per il centro estivo in generale, a partire dai palloni, dai birilli, ad arrivare fino a le spese di luce, le spese di energia elettrica, le spese di manutenzione dell'oratorio, bisogna comprare i saponi per lavare per terra, se spacca un cesso bisogna costare il cesso, queste robe qua. Comincio a contare che ogni giorno sono 150 persone che frequentano l'oratorio, per cui così. Quindi questo è il costo che copre solo ed esclusivamente le giornate in oratorio, mentre le gite e il mare hanno un costo a parte che vedremo successivamente. La struttura è già qua. Vediamo quelli che sono gli orari di ogni singola giornata. Dalle 8:30, dalle 8 alle 8:30 abbiamo l'accoglienza dei bambini, quindi potete portare il vostro figlio tra le 8 e le 8:30. Alle 8:30 la porta viene chiusa e viene riaperta alle 12:30, alcune volte un po' abbondanti, quando rimandiamo i ragazzi a casa. Dalle 3 alle 3:30 nuovamente abbiamo l'accoglienza, fino alle 18:30. Gli orari sono tassativi, cosa vuol dire? Con il dentista alle 10, posso portare mio figlio alle 11? La risposta è molto semplice. No, o viene tra le 8 e le 8:30, o viene tra le 3 e le 3:30. Abbiamo le pagelle, vorremmo andare a prendere le pagelle. Perfetto, sperando che siano promossi, fate uscire vostro figlio alle 12:30 e non lo riportate il pomeriggio, perché alle 16 non può uscire. Chiaro? Su questo c'è una tassatività assoluta. L'unica roba che può succedere è, già successo, arriva il bambino che sembra normale alle 8, alle 12 si scopre che ha 40 di febbre. Allora noi vi telefoniamo e cerchiamo qualche modo per... Soltanto se uno sia mai qua, se no non è consentito uscire ed entrare anticipatamente in un orario diverso rispetto a quello, anche perché noi siamo tutti impegnati fuori e voi potete suonare il campanello due ore che nessuno sente che il campanello sta suonando. Quindi questi sono gli orari delle attività, i giorni che siamo in oratorio. Tra le 12:30 e le 15 c'è la pausa pranzo. Allora, non organizziamo nessun tipo di attività, diamo l'opportunità, e qui ogni anno lo sottolineo e vi scongiuro in ginocchio di venirci incontro, diamo la possibilità alle famiglie che per problemi lavorativi, perché non hanno i nonni, perché non so cosa, non possono venire a prendere i bambini in quell'orario, di fargli rimanere qua, portando un pranzo al sacco. Però, c'è un però, sono le ore più calde della giornata, l'oratorio, come vedete, ha pochi alberi e quei pochi che sono striminziti, non c'è tanta ombra, c'è caldo, non si può giocare con i palloni, perché anche un minimo di rispetto per i vicini che sono intorno, cerchiamo di coabitare
il più politicamente corretto possibile, e quindi è un tempo un po' difficile, no? Noi cerchiamo sempre di avere attività, ci sono i gazebi, giochiamo a carte, eccetera, però un conto è gestire 30-40 bambini in questo orario, un conto è gestirne 120. Allora, vi ripeto, nel modo di iscrizione c'è la possibilità di richiedere la presenza al pranzo, però solo ed esclusivamente per chi veramente ha bisogno. Dopo succede, ah, ma resta il mio amico, mamma, ti prego, lasciami restare, per favore, no. Per favore, no. Lo diciamo per i bambini soprattutto, e anche perché non solo i bambini, ma gli animatori sono qua dalle 7:30 di mattina alle 7:30 di sera e ritornano a casa a pranzo, restano un numero ridotto, quello che è sufficiente per controllare i ragazzi, una quarantina di ragazzi durante il tempo della pausa pranzo. Quindi durante questo tempo, per chi ha questa necessità, c'è questa possibilità. Poi in oratorio è presente un piccolo bar che ha delle bibite, Coca-Cola, Fanta, eccetera. Cerchiamo sempre di mantenere dei prezzi modesti, diciamo, in modo tale da venirvi incontro e anche venire incontro ai ragazzi, e anche delle granite, in modo tale che sapete che ai momenti di merenda, eccetera, i ragazzi possono usufruire di questo. Vi ricordo che i bambini giocano sotto il sole tutto il giorno, quindi è importante, ma non siamo mai su, è importante che gli diate la merenda. Noi facciamo due pause merenda, una al mattino di una mezz'oretta e una al pomeriggio di un quarto d'ora. Dategli la merenda, un biscottino, una briochina, qualcosa, perché c'è bisogno di energia. Non so che stiamo qua a guardare film tutto il giorno, ma si muovono, corrono, eccetera. È proibito in maniera assoluta avere con sé qualsiasi tipo di telefono cellulare. Se vostro figlio se lo porta, glielo rubano, se lo perde, innanzitutto non deve portarlo. Se per qualche motivo voi pensate che vostro figlio, voi siete vissuti senza cellulari e siete ancora vivi, ma alcuni genitori pensano che i figli non possono vivere senza il cellulare, non si sa perché. Se voi reputate che vostro figlio lo debba avere fregandovene di quello che io ho detto adesso, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità se il cellulare viene perso, rotto, distrutto, eccetera. Una cosa che invece è tassativa, a parte chi fa parte del giornalino, del laboratorio o i responsabili dell'oratorio, è vietato fare foto all'interno dell'oratorio o durante le attività del CITA, perché sono minori e non possiamo fare, a parte noi che mi firmate l'autorizzazione sul modulo, nessun vostro figlio può fare foto a nessuno, perché viviamo nel mondo della privacy, eccetera, quindi questo non si può. Quindi cellulari vietato e foto ancora più vietato. Può essere che voi diate a vostro figlio dei soldi per le granite, per le bibite, anche di questi soldi noi non ci assumiamo nessuna responsabilità. Era un muletto, scherzavamo prima, che veniva in mare con 20 euro e ogni volta si pagava con 20 euro e la Lubianska e le patatine fritte. Se voi gli date 20 euro a vostro figlio per andare in spiaggia, vostro rischio è pericolo. Poi, siccome tutti quanti voi comprate, anch'io, i zainetti da Decathlon, tutti gli stessi zainetti, allora cosa succede? Che sicuramente tornerete un giorno a casa e appena arriverete a casa scoprirete che quel zainetto che avete portato a casa non è lo zainetto di vostro figlio. Allora è un peccato se quel zainetto è un iPhone 8 o 200 euro in contanti per le granite o non so cosa, no? Quindi anche, insomma, cerchiamo di essere, non mi viene a parlare in italiano, nel senso che parlo polacco, quindi non so come si dice. Sì, mettete magari sullo zaino, mettete un sullo zaino, mettete il nome, un adesivo, un portachiave, che si veda. Perché è già successo, e io parlo di fatti che sono successi, non parlo di roba inventati.
mame che devi correre poi per tutta Trieste per il comarso benedetto zainetto, far scambio. Poi si scopre che lo zainetto che aveva quella mamma era il tuo, ma tu quello che non hai non è di quella mamma, ma è di un'altra mamma, perché erano tre della stessa cosa. Insomma, succede di tutto, quindi cerchiamo di fare in modo che quando prendete lo zainetto sia riconoscibile. Procediamo. Quali sono le attività che noi svolgiamo durante la giornata? In primo luogo la giornata comincia da un momento di preghiera, perché ripeto, siamo un oratorio, siamo una parrocchia e tutto quello che noi svolgiamo all'interno delle nostre attività ha come sfondo sempre e comunque Dio. Quindi dovete, se volete scrivere il vostro figlio qua, questa è la condizio sine qua non. Quindi sempre si comincia con un momento di preghiera a quale partecipano tutti i ragazzi, non si può non partecipare a questo momento di preghiera, e durante la giornata, prima di mangiare, si fa la preghiera e tutte le attività sono portate avanti con uno spirito sempre evangelico del nostro oratorio. Le varie attività che sono per esempio momenti di ballo nei quali i ragazzi cominciano a scoprire il proprio corpo in qualche modo, possiamo dire, no? Perché i fioriluzzi di 8 anni balla, gli adolescenti di 11 e 12 stanno fermi come degli alberi, perché si cominciano a vergognarsi, perché... ed è un modo un po' per aiutarli a uscire da loro stessi, favorire i legami, eccetera. Poi abbiamo dei momenti di gioco, che anche attraverso la competitività, attraverso la sfida tra varie squadre, anche in questo modo i ragazzi crescono, cercando sempre che ci sia però una collaborazione tra i più grandi e i più piccoli, no? Non sono mai, noi cerchiamo sempre di fare in modo che tutti partecipino ai giochi, che i più grandi aiutino i più piccoli a svilupparsi, a credere in loro stessi, a portare avanti un discorso di gioco di squadra, perché tanti sono individualisti, eccetera, non sono abituati a stare in un gruppo, no? Allora anche questa è una delle nostre intenzioni, quindi anche portare dei valori morali, non è solo un divertimento in sé, ma insegnare ai ragazzi a vivere insieme, a condividere, a stare insieme. Poi abbiamo i laboratori, che abbiamo introdotto già 2 anni fa, dopo non c'è una slide sui laboratori, vero? I laboratori ogni giorno, un'oretta, un'ora e mezza al mattino e un'oretta al pomeriggio, abbiamo 10 laboratori, che adesso vi dirò, nei quali i ragazzi possono sviluppare delle attività che normalmente non fanno. Perché va a scuola, dopo va a musica, dopo va a calcio e dopo si siede davanti alla PlayStation 2 ore. E magari vostro figlio sarebbe un bravissimo chitarrista, o un bravissimo giornalista, o un bravissimo cuoco, e voi non lo sapete e non lo sa neanche lui. Allora, attraverso i laboratori, cerchiamo di aiutare i ragazzi a sviluppare queste abilità che non conoscono, e i laboratori che proponiamo quest'anno sono i seguenti. Il primo è chitarra, che è un laboratorio che viene proposto a chi già possiede lo strumento, quindi bisogna portarselo in oratorio e venire qua, ed è per chi già ha terminato la terza elementare, quindi anche i ragazzi che un po' sono attenti, che riescono a lavorare, eccetera. Abbiamo un laboratorio di teatro, i ragazzi preparano uno spettacolo che poi verrà proposto ai genitori la serata finale. Un laboratorio di cucina, nei quali i ragazzi imparano un po' a cucinare, a preparare senza coltelli, senza robe strane. E anche ogni tanto preparano la merenda per tutti, c'è una cosa anche divertente. Il laboratorio di murales, per sviluppare un po' quella che è l'arte e poi per colorare come ogni anno i muri del nostro oratorio. Un laboratorio di lavoretti, che può essere dedicato forse ai ragazzi un po' più piccoli, fare dei piccoli lavoretti con la carta, colorando, eccetera, per così. Un laboratorio sportivo, nel quale c'è l'occasione di conoscere degli sport che magari i nostri figli non conoscono, o magari che aveva un figlio grande e esagità, allora piuttosto che mi mettono a fare il camo, lo mandiamo a fare ballotto, che è meglio per voi e per noi. Poi abbiamo un laboratorio di danza moderna, il più bello lo tengo per ultimo.
Abbiamo il laboratorio di giornalino, nel quale i ragazzi faranno delle foto, delle interviste, diverse cose, al fine di pubblicare un giornalino che poi verrà consegnato a tutti nella serata finale. Laboratorio di patchwork, non so se sapete, vabbè, iscrivete i vostri figli. Anzi, leggo cosa c'è scritto perché non so spiegare neanche io. Preparazione di lavoretti inserendo della stoffa in forma di polistirolo. È un nuovo laboratorio che proponiamo quest'anno, che si chiama Estate senza compiti. Che cosa vuol dire? Sì, bravo, non ti piacerà invece. Diamo il tempo durante i laboratori di potersi portare i compiti per le vacanze. E bruciamo insieme tutti i libri che voi avete comprato. No, e alla presenza di un animatore i ragazzi possono sfruttare questo tempo per fare i compiti. Ovviamente, una roba che sottolineo già da adesso, noi non garantiamo i risultati. Chiaro? Questo è un laboratorio che io ho proposto io personalmente, perché l'ho visto in un altro Grest, in un altro paese, a San Giorgio di Nogaro, ed era un laboratorio in verità molto frequentato. Perché, vabbè, dopo valutate voi se vi interessa o meno. I laboratori, ognuno di voi, insieme al foglio di iscrizione, riceverà un foglio come questo, al termine oggi della riunione, nel quale sono da indicare tre laboratori, la preferenza di tre laboratori, segnando col numero 1 il laboratorio che vi interessa di più, o a vostro figlio soprattutto, 2 quello un po' meno, e 3 quello un po' meno ancora. La prima cosa che consiglio è quella di chiedere a vostro figlio o vostra figlia cosa gli interessa, perché 70% delle volte i genitori viene, non sa cosa fare, metti 3 numeri a caso e poi mi trovo un castrone di 13 anni a fare ricamo. Ok? Allora, vi diamo apposta quest'anno, vi diamo apposta prima, così potete parlare con i vostri figli e vedere che laboratorio gli può interessare. I vostri figli faranno uno dei 3 laboratori che avete indicato, non necessariamente il primo, perché ho 120 bambini, se tutti e 120, sono un esempio, mettono il numero 1 sport, non posso fare sport con 120. Ogni laboratorio ha dei numeri che decidiamo noi in base al tipo di laboratorio, oltre i quali non si può andare. Quindi può essere che vostro figlio farà il numero 3. Quindi tutte e 3 le scelte vanno fatte in maniera ponderata. Perché? Perché durante le 4 settimane il laboratorio non può essere cambiato. A meno che di casi eccezionali. C'è uno che va in cucina e è capace solo di abusare tutto. Allora viene Maria in ginocchio piangendo e mi dice per favore toglimelo. E il bambino mi dice sì, non che la faccio più, allora lo mandiamo a fare sport piuttosto. Ma se no, non si può cambiare. Quindi la scelta va fatta pensando, e ci sono alcuni laboratori, leggerete sul foglio, chitarra, teatro, giornalino, mi sembra, che sono pensati solo e esclusivamente per chi frequenta tutte e 4 le settimane. Perché chiaramente facciamo un corso di chitarra che ha un inizio e che ha una fine. Non si può arrivare alla terza settimana quando questi sa già fare smoke on the water, no? E questo deve appena imparare a fare la prima sonora dei bambini, no? Allora, ci vuole, bisogna fare tutte e 4 settimane. Ma tutto questo è scritto sul foglietto che riceverete quest'oggi. Procediamo. E infine abbiamo le gite. Anche le gite non sono solo divertimento, ma sono anche un modo di imparare a stare insieme. Tutti e 4 i martedì andremo al mare, a San Rocco, mentre il venerdì o il giovedì, se la quarta settimana, andremo in gita. La prima settimana la gita si svolgerà come ogni anno a Tarvisio, prima una breve passeggiata all'orrido dello Slizza. Se non sapete cos'è, guardate le foto, è un canyon bellissimo a Tarvisio, veramente bello. E poi andiamo ai laghi di Fusina dove faremo un gioco tutti insieme. È una gita che noi usiamo un po' la prima settimana perché i ragazzi socializzino, perché la prima settimana è quella che serve per creare un po' le squadre in gruppo. La seconda gita è ad Acqualandia, parco acquatico, alla quale però sono invitati soltanto i ragazzi
che hanno terminato la quarta elementare, dalla quarta elementare in su. Per chi non viene in città o non viene al mare, non ci sono attività alternative. Cioè, se vostro figlio è di prima, seconda, terza elementare e venerdì c'è Acqualandia, non lo potete iscrivere perché non rientra nella fascia d'età o non vi interessa che venga da Acqualandia, vostro figlio quel giorno resta a casa dai nonni, dagli zii, indifferente. Chiaro? La terza settimana la gita è ancora in fase di definizione e la quarta settimana la gita è a Gardaland come ogni anno. E come ogni anno la gita di Gardaland prenotiamo due corriere e c'è la possibilità di partecipare, diamo la possibilità di partecipare alla gita anche ai genitori o ai fratelli, chiaramente minori accompagnati dal genitore. Però se il genitore partecipa a Gardaland, non so che il genitore viene a farsi la gitarella e mi fa il babysitter del vostro figlio. Vostro figlio, se voi venite a Gardaland, viene a Gardaland con voi, chiaro? È in pullman, nel pullman dei genitori, e si passa la giornata con i genitori. Questo, fatti chiari, amicizia lunga. Perché ho fatto litigate davanti alla statua di Prezzemolo a Gardaland, proprio per questo motivo. Perché non gli era chiaro, e mi avevo in mano il foglio firmato dal genitore nel quale c'è scritto questo, non gli era chiaro, però aveva firmato. Quindi, così, ok? Le gite, come funziona l'iscrizione alle gite? Al momento dell'iscrizione, nei giorni che vi ho indicato precedentemente, iscriverete i vostri figli alle gite della prima settimana, il primo mare e Tarvisio. A partire dalla prima settimana di Grest, il lunedì, consegneremo ai ragazzi due fogli. Nel primo foglio sarà un promemoria sugli orari delle gite, perché voi giustamente vi firmate il modulo, ma chi si ricorda tra un mese e mezzo a che ora si parte? Allora noi vi diamo un promemoria a che ora si parte, cosa portare, eccetera. Un secondo foglio invece con i moduli di iscrizione alle gite della seconda settimana. E così avanti, la seconda settimana è lunedì, le gite della terza, la terza settimana, il lunedì, le gite della quarta. Uno può dirmi, e le iscrizioni vengono fatte a partire dal mercoledì mattina. Dalle 8, mercoledì mattina, apriamo l'oratorio, con gli orari di prima, sarà un banchetto fuori, ci si può iscrivere. Ma mi non ho iscritto mio figlio la terza, ma fare la quarta. Trova, e siamo in ferie, trova una nonna, una zia, una vicina di casa, che venga mercoledì mattina alle 8 a prendere il modulo e a fare l'iscrizione. Perché? Perché le gite e il mare sono un numero chiuso. Le domande tutte alla fine. Al mare portiamo 90 bambini e le gite in base a quanti autobus abbiamo, quelli che stanno in autobus. 70, 40, in base alla gita. Ok? Quindi chi prima arriva al posto. Se uno aspetta venerdì sera per fare l'iscrizione, alla gita del martedì non ci sarà più posto. So che sei fastidioso, so che storcete il naso, so che ogni anno è una lotta. Abbiamo passato un anno a cercare una soluzione che sia giusta e non l'abbiamo trovata. Questo del succo. Allora, mercoledì mattina bisogna fare la fila e cercare di entrare nei posti delle gite. Non accettiamo iscrizioni dai ragazzi. Non mandatemi il ragazzo con il foglio e la busta. Perché? Perché sono i genitori che fanno la fila un'ora per iscrivere e poi mi arriva il ragazzo a mezzogiorno, ah, devo darti questo e mi non ho più posti. Quando è arrivato sto bambino, era tra i primi, non lo so. Accettiamo iscrizioni soltanto da adulti. Potete mettervi d'accordo, può venire un genitore a portare 500 iscrizioni, potete rubarvi la fila, questi sono affari vostri. Chiaro? Noi accettiamo le iscrizioni da un adulto a partire negli orari di accoglienza al mattino, 8:30, o alle 18:30 la sera, mercoledì e giovedì, fino a posti terminati. Un'altra cosa, le gite non prevedono rimborso.
perché vengo la corriera, devo pagarla. Allora, se uno mi dice io vengo e dopo non viene, non posso ritornare i soldi. Quindi una volta che il figlio è iscritto, chiaro? E se per qualche motivo, un'altra cosa, vostro figlio si ammala, non può venire, avvisate il responsabile. Non trovate una mamma che sapete che è rimasta fuori e vi mettete d'accordo con lei e allora viene lei al posto. No, perché c'è una lista d'attesa che conosciamo noi e voi non conoscete. Allora, eventualmente, se si libera un posto, forse possiamo pensare di accogliere una lista d'attesa, forse no. Quindi se per qualche motivo, una malattia dell'ultimo momento, una roba, non potete venire, si viene, si avvisa e basta. Giusto? Martedì mattina piovi, si va in mare, non si va in mare, cosa facciamo? Vi svegliate, aprite Facebook, la pagina dell'oratorio, aprite il sito internet dell'oratorio, là c'è tutto scritto. Se non c'è scritto niente vuol dire che si fa lo stesso. Se c'è scritto gita annullata, ci troviamo in oratorio allo stesso orario e possono venire tutti, anche quelli che non erano iscritti alla gita. Non sempre, come gli aerei, se annulliamo a causa di maltempo è rimborsabile. Perché il corriere, per esempio, se io lo annullo il giorno prima entro le 7 di sera, non pago. Se io il giorno prima dici che tutto sommato non sarà così male, e il giorno dopo mezzo stragolini, cioè piove di brutto, per chi non parla il triestino stretto, e annullo la gita, quella corriera devo pagare lo stesso, anche se non è usata. O vado al mare, come è successo l'anno scorso, che sono soldi a morire, e a mezzogiorno mezzo l'ira di Dio, e dobbiamo ritornare in oratorio, quella giornata di mare noi paghiamo il biglietto pieno e le corriere pagano il biglietto pieno. Quindi questa è un altro fatti chiari che ci stai lunga. Cioè, alcune volte si può, altre volte non si può. È sempre una decisione difficile, perché uno decide, le previsioni sono, nonostante siamo nel 2018, dici domani pioverà, uno dice ma andiamo al mare dopo una giornata splendida. Allora è sempre difficile scegliere. Per cui è così. Quando andiamo in gita è obbligatorio in maniera tassativa che ogni ragazzo sia vestito con la maglietta del centro estivo e con il cappellino del centro estivo, non quello dell'anno scorso, di 2 anni fa, quello di quest'anno. Se qualcuno si presenta all'appello al mattino, ha pagato la gita e non possiede il cappellino e la maglietta, non rimane a casa. Perché se siamo in gita, io vedo i cappellini, so che tutti quelli sono miei. Quei cappellini con quelle magliette. E un consiglio che vi diamo è quello di scrivere sia sulla maglietta che sul cappellino il nome. Perché noi vi diamo una maglietta e un cappellino, dopo lo perdi, lo usa, non si sa cosa, prego? E il cognome, perché Franceschi è 5, Luca è 12, Caterina è 14, no? Nome, cognome e basta. Procediamo. Chi gestisce le giornate? Don Matteo. Ancora non si sa chi sarà qua. Sarò io, sarà Pietro, sarà un fantasma, sarà... Non lo sappiamo. Allora, nel dubbio abbiamo messo Don Matteo. Le mamme, ho trovato le mamme giovani quest'anno, e gli animatori. Andiamo avanti. Gli animatori, andiamo avanti. Gli animatori, io l'ho detto sempre a loro, ve lo dico anche a voi. Secondo me il centro estivo è per gli animatori, non è per i bambini. No, è la verità, perché quello che loro ricevono è quello che poi loro danno ai vostri figli. Allora, chi ha la funzione più importante? Non sei Don Francesco, le mamme, ma sono gli animatori, perché i ragazzi ricevono da loro, vengono educati da loro, vengono impostati secondo una certa morale da loro, e quindi hanno un compito fondamentale,
noi abbiamo tutti animatori che sono dalla prima superiore in su, che hanno passato una selezione durissima per diventare animatori, e quindi hanno un compito fondamentale. E sono, cioè veramente, sono quelli che forse alla fine di tutto ricevono di più. Per questo noi ogni anno diamo anche l'opportunità ai ragazzi di terza media, li incontriamo un attimo l'ultima settimana e vediamo se c'è qualcuno che desidera diventare animatore. Perché l'anno scorso su 16, 15 l'ho voluto diventare animatore, per dire. Perché? Perché vuol dire che i vostri ragazzi hanno ricevuto qualcosa da loro e sono grati e desiderano essere come loro. Che lo vanno. Desiderano essere come loro. E allora loro hanno un compito fondamentale. Andiamo avanti. Sussidio del Grest. Mi non so niente, stavo perché ero via, quindi tutta una sorpresa anche per me. Quest'anno si intitola Indovina chi? Va via. E c'è un video. Ehi ragazzi, ma lo sapete vero che la storia di quest'anno è il seguito degli ultimi due anni? E lo sapete che la storia di quest'anno sarà collegata agli anni precedenti? Beh... Come dicevo, alla fine tutto si collegherà nel mezzo delle avventure che ci coinvolgeranno quest'anno. Tutto inizierà quando una ricca orfana deciderà di invitare due amiche a casa sua per la sua 18ª festa di compleanno. Durante la festa succederà però una cosa inaspettata. Si darà il via alle indagini. Chi è stato? Chi è il colpevole? Chi diamine è stato? Chi? Come si collegherà tutto? Come potremo giungere ad una conclusione? Come risponderemo alle nostre domande? Per ora niente spoiler. Sapremo tutto a suo tempo. Quando? Beh, a giugno. Come ogni anno, gli ultimi tre anni, l'ingresso è integralmente preparato dagli animatori. Una volta ne compravamo, io ero le magliette già fatte. Invece questo è il terzo anno già che prepariamo noi le magliette, che prepariamo noi la musica, che prepariamo noi lo spettacolo, ogni giorno su un piccolo spettacolo teatrale per i bambini, è tutto preparato da loro, quindi anche questo. Il tema dei Grest c'ha una storia di sottofondo, ma ogni anno proponiamo una storia anche a livello spirituale. Possiamo partire. Ed eccoci di nuovo qui. Fatevi avvolgere da una nuova affascinante avventura che vi accompagna alla scoperta di esperienze sensazionali, esperienze di vita di persone come me e voi che sono diventate leggenda. Verrete trasportati dalla storia di quest'anno tra le vite di quattro persone meravigliose. Incontrerete pirati spavaldi e perfino sovrani egocentrici. Beh, chissà chi conosceremo. Però sarà un'avventura unica che ci farà immergere appieno in un mondo tutto da scoprire. Non potremo certo starcene lì seduti mogi, dovremo alzarci e correre per partecipare al Grest di quest'anno. Indovina chi? Non c'è santo che tenga! Qui abbiamo altre attività estive che proprio nella nostra parrocchia. La prima è il campo scuola, che inizialmente è aperto l'iscrizione, abbiamo 30 posti la settimana che va dal 21 al 28 di luglio a Borca di Cadore.
Abbiamo una casa con 30 posti per i ragazzi dalla quarta elementare terminata in su. Inizialmente è aperto esclusivamente per chi frequenta il catechismo, poi se avanzano posti prendiamo anche ragazzi che partecipano a lui insieme. Quindi sappiate che c'è questa settimana e poi come ogni anno ci vediamo tutti quanti alla Sagra a fine agosto, ultimo weekend di agosto, primo weekend di settembre.